Ciao a tutti, bentornati. Oggi giornata di Beauty Box e infatti apriamo la Beauty Box di Look Fantastic del mese di luglio. Bello molto il colore, molto estivo, questo arancio molto bello. Il nome della Beauty Box non me lo ricordo, comunque qualcosa che ha a che fare con la pelle e il sole. In realtà vi devo dire anche un retroscena. Avevo visto dei video di alcune ragazzi, credo fossero inglesi, comunque non italiane, che mostravano appunto i prodotti all'interno della box di luglio. Io spesso, cioè mi capita spesso di andare a sbirciare qualcosina e avevo intravisto dei prodotti che tra l'altro mi piacevano tanto, tra cui delle mini size di Nuxe, tra cui maschere, creme viso, creme contorno occhi. Quindi io questa volta ero convinta di trovare quei prodotti lì, tanto che quando mi è arrivata l'ho aperta, ma ho trovato tutt'altra cosa, altri prodotti. Quindi secondo me Look Fantastic realizza le beauty box anche in base alla nazione in cui appunto le invia, perché vi ripeto, la beauty box credo fosse inglese di luglio è completamente diversa dalla beauty box che poi spediscono in Italia. Io sinceramente credevo che fosse uguale per tutti, invece a quanto vedo no. Le altre che avevo visto erano praticamente uguali, anche quella di giugno, anche magari dei video di queste ragazze straniere, erano tutte uguali alle nostre, invece stavolta no, quindi ci sono rimasta un po' male, mi aspettavo quei prodotti, però noi andiamo comunque a vederli, vediamo un attimino. All'interno come sempre si presenta in questo modo, mi piace tanto il colore, tra l'altro le sto collezionando tutte le scatole, tutte le box, e vediamo la panoramica e lei. All'interno troviamo questi prodotti che andiamo a vedere uno per uno. Il primo prodotto che tra l'altro ha attirato la mia attenzione è questo prodotto qui. Inizialmente non avevo capito bene cosa fosse, poi leggendo ho capito fosse un pennello. Tra l'altro è cruelty free, eco friendly, vegan, andiamolo a vedere. Lo immaginavo in realtà, proprio così vi stavo per dire, lo immaginavo appunto con il pennello, con il manico in legno, e, proprio perché magari... essendo bio, essendo vegano, ci sta appunto il manico in legno, le setole chiaramente sintetiche, essendo appunto cruelty free, di nessuna derivazione animale, quindi con le setole sintetiche, mi sembra anche abbastanza morbida, molto morbido. È un pennello per blush, infatti è un blush brush, infatti sì, è un classico pennello per blush, molto carino, mi piace, utile, i pennelli sono sempre utili, vanno bene sempre. Poi, altro prodotto che troviamo all'interno, prendiamo questo piccolino, è della This Works, da 10 ml, ed è un acido ialuronico, è un siero con l'acido ialuronico e anche vitamina C, è un siero viso. Allora, premetto che la vitamina C, certo, d'estate non è il massimo, perché essendo fotosensibile non è proprio il massimo poi esporsi al sole con prodotti che abbiano all'interno vitamina C, a meno che non ci applicate una protezione, un siero, un solare protettivo, allora potrebbe anche andare. Ve lo mostro da vicino così lo vedete, ed è lui. Quindi non lo so fino a che punto andrei ad utilizzare questo prodotto magari d'estate, a meno che, ripeto, non ci vado a mettere all'interno, al di sopra, una protezione, però insomma non la vedo proprio un'ottima idea. Però va bene, un siero ci piace, ci va bene, ci va sempre bene un siero in più. Va bene, facciamo finta di niente. Poi c'è una crema corpo della Monu Spa, ed è una crema corpo alla rosa e limone, con collagene marine, vitamina A, B e B5 per tutti i tipi di pelle. Andiamo a sentire l'odore. Sa di rosa e anche di limone. Vi mostro, infatti eccolo, il formato non è neanche da viaggio, anzi è un 100 ml, quindi non è una mini size, va benissimo. Ve la mostro da vicino, anche lei, anche questa azienda non la conosco, però insomma curiosa anche di provare questo prodotto, anche perché mi serviva un prodotto corpo, ero alla ricerca, quindi va più che bene, e bene, interessante anche lei. Poi all'interno troviamo degli integratori, e sono della My Vitamins, non conosco, per capelli, pelle e unghie, ed è questa qui, ve la mostro anche lei. Non conosco questa azienda, ci sono all'interno 30 capsule, però per quello che ho capito vanno utilizzate, eccole infatti, due al giorno, quindi sono due settimane. Vi ho già detto anche per le vitamine che vi ho mostrato, per le compresse che vi ho mostrato nel video dei terminati,
non gradisco molto il fatto di trovare all'interno delle box questi integratori che però in realtà vanno poi comunque continuate. Certo, se sono valide va anche bene. Evidentemente magari io termino quelle che sto utilizzando adesso. E queste qui potrete utilizzarle però comprando anche la confezione da insomma da altre 30, perché ritengo che tutti gli integratori vadano utilizzati per periodi medio-lunghi, di certo non 2 settimane, perché insomma in 2 settimane non possiamo assolutamente, almeno io non riesco a capire se un prodotto va bene o meno, soprattutto quando parliamo di integratori, perché hanno bisogno di più tempo chiaramente per vedere i risultati. Quindi quando magari terminerò le mie capsule che sto utilizzando, che poi sono le mie solite fitofaren, dopo l'estate, che sicuramente andrò ad utilizzare delle compresse o comunque degli integratori, potrei pensare di utilizzare queste qui, magari comprando le altre, insomma, da 30 o quante sono, insomma. Posso anche pensare di provare queste qui. Hanno all'interno vitamina C, estratto di bambù, zinco, selenio, vitamina D13, insomma, tutto quello che aiuta appunto a rinforzare i capelli, a rinforzare le unghie e anche la pelle. Quindi non male, perché insomma, pensandoci, c'è anche la scadenza. E questa è una scadenza, dovrebbero scadere a settembre del 2021, quindi anche questa cosa è molto importante, perché anche per capire quando possiamo assumerle. Ripeto, io sicuramente, anzi probabilmente le utilizzerò a fine estate, anche perché il capello sicuramente sarà stressato, il mio ha già bisogno di essere un attimino messo in sesto, e quindi dopo l'estate probabilmente andrò ad utilizzare queste capsule. Poi, che altro c'è? C'è una crema viso da notte della Madara, ho già provato, anzi sto provando il contorno occhi che mi sta piacendo anche. Questo qui è da 25 ml, una crema, una deep moisture, quindi una crema rigenerante notte per tutti i tipi di pelle. E anche antiossidante, quindi va benissimo magari di notte, una crema del genere va bene anche perché va a rigenerare un po' la pelle. Assentiamo anche un po' la profumazione, come sempre è sigillato bene, non sa di nulla, almeno così non riesco a sentire la profumazione. Ve la mostro anche da vicino. Ripeto, con il contorno occhi mi ci sto trovando abbastanza bene, mi piace. E Organic Skincare, anche questa cosa ve la dovevo anche menzionare, ecocertificata. E mi piace il fatto che insomma sia antiossidante, perché insomma fa sicuramente bene, soprattutto magari andandola ad applicare di notte, va ad agire anche molto bene sulla pelle, quindi contenta anche di questo prodotto. Sto accumulando un sacco di creme viso che non so quando finirò. Per adesso non penso di acquistare creme viso, sicuramente no. C'è all'interno anche non c'è più, vi ho già detto, forse non ve l'ho detto, la brochure classica che c'è all'interno del Deprian, dove vengono mostrati tutti i prodotti. E dal mese di giugno non c'è più, anche per la questione Covid, infatti si scusano perché non c'è più all'interno la brochure dove vengono spiegati tutti i prodotti, ma c'è anche la possibilità di andarla a vedere per mail, perché poi Lookfantastic manda la mail con il QR code dove poter vedere tutti i prodotti presenti nella box. E invece in questi ultimi 2 mesi ci hanno mandato questa cartolina dove appunto spiegano che a causa del Covid non c'è stata la possibilità di poter mandare il Deprian, appunto mandano questa cartolina qui. Per quanto mi riguarda era anche comodo vedere il Deprian, c'erano anche delle anteprime dei mesi poi successivi, ma anche per vedere anche bene i prodotti, perché c'era spiegato un po' tutto, quindi era anche comodo per capire i prodotti che ci sono all'interno. Vabbè, andremo a vederle poi online, non fa nulla, non è un problema. Ultimo prodotto che c'è all'interno è un prodotto labbra, ed è la Sleek, ed è una Ultra Smooth Matte Lip Cream da 6 ml, quindi è un formato normale, full size. Andiamo a vedere anche la colorazione. Non so bene se è una tinta labbra o un lucido labbra, andiamola a vedere. Ha una profumazione strana, penso sia più una tinta. Il colore è molto estivo, è un rosa simil corallo, ma non con dell'arancia all'interno. Spero si possa vedere
meglio. È un bel rosa intenso, mi piace, apprezzo molto questo colore. D'estate con la bronzatura mi piace, d'inverno sicuramente non lo andrei ad utilizzare, però d'estate è un bel colore, quindi è una tinta labbra, non è un lucido. Penso sia opaca vedendola così, forse si asciugherà, credo. Va bene, apprezzata anche lei. Per il resto, ribadisco, sono rimasta un attimino sconcertata perché mi aspettavo tutti i prodotti di Nuxe, comunque quei prodotti che avevo visto nelle box di queste ragazze inglesi, quindi un pochettino ci sono rimasta malino, però non sono rimasta dispiaciuta da questi prodotti perché mi rimangono sempre utili, come il prodotto per corpo, il corpo, la crema corpo, la crema anche da notte, anche il pennello l'ho apprezzato tanto perché i pennelli non sono mai abbastanza, perché lavandoli alla fine mi ritrovo sempre con gli stessi pennelli, quindi pennelli sempre ben accetti, e quindi abbastanza soddisfatta questo mese. Quindi io spero che questo video e che questa box vi sia piaciuta, ditemi quello che pensate, ditemi se anche voi avete notato questa cosa con le box delle altre nazioni, magari delle box delle ragazze inglesi, insomma fatemi sapere se anche voi avete riscontrato questo problema, se avete già visto le box in anteprima, fatemi sapere perché sono curiosa. La tinta si è già asciutta tra l'altro, sì, completamente asciutta, questa cosa va benissimo. Spero non sia troppo secca, che non mi vada a seccare poi troppo le labbra. E nulla, io spero di avervi tenuto compagnia come sempre. Se vi piacciono i miei video, mettetemi un like e seguitemi e iscrivetevi al canale. Anzi, se vi va, anche seguitemi anche su Instagram, anche se lì sulla questione beauty non sono molto attiva, cercherò di esserlo se magari vi fa piacere. E nulla, io vi mando un bacio come sempre e ci vediamo presto. Ciao!